È il primo e più famoso caso di omicidi seriali nella storia americana. Nel 1965 Albert DeSalvo confessa di essere lo strangolatore di Boston, ma non verrà mai condannato per gli 11 brutali assassini a sfondo sessuale. Sapeva cose che non avrebbe potuto apprendere da nessuno, a meno di non trovarsi sulla scena del crimine. Ma non ci sono prove fisiche che colleghino DeSalvo agli omicidi. Non ci sono prove che fosse lui lo strangolatore, anzi, le prove indicano il contrario. La gente trae conclusioni affrettate, con gli omicidi non te lo puoi permettere. DeSalvo è davvero lo strangolatore di Boston? O un mitomane in cerca di pubblicità? Quando ebbe l'occasione di confessare di essere il peggior serial killer dai tempi di Jack lo Squartatore, l'afferrò al volo. Il vero assassino, o assassini, l'hanno fatta franca. Estate 1962. La città di Boston è scossa da una serie senza precedenti di efferrati omicidi. L'eco dei crimini fu enorme. Boston è una città puritana e questi erano omicidi perversi, crudeli e a sfondo sessuale. Nei due successivi anni di terrore vengono rinvenuti i cadaveri di 11 donne strangolate con le loro calze di nylon o biancheria intima. Sapevamo che si trattava di un caso a parte per via delle somiglianze fra i vari omicidi. Sapevamo di avere per le mani un serial killer. Ad ogni omicidio, la fascinazione dei media per il misterioso assassino alimenta il clima di paura. La città di Boston era in preda all'isteria. I titoli dei giornali annunciavano «Il misterioso assassino colpisce ancora» ed erano titoli a caratteri cubitali. La pressione sulla polizia perché scopra il o i colpevoli è enorme. Boston è stata descritta da alcuni come una città nella morsa del terrore. Lavoravamo 24 ore al giorno. Ogni pensiero, ogni minuto erano dedicati all'indagine. Poi, 3 anni dopo il primo omicidio, Albert DeSalvo, in prigione per violenza sessuale, confessa di essere lo strangolatore. Nessun altro avrebbe potuto conoscere nei minimi dettagli la dinamica dei crimini. Le indagini si chiudono. Tutti gli 11 omicidi sembrano risolti con la confessione di DeSalvo. Ma non tutti quelli che lavorano al caso sono convinti. I procuratori, detective, mi dissero che DeSalvo non era lo strangolatore. Era una cosa risaputa fra i rappresentanti delle forze dell'ordine. 6 anni dopo, DeSalvo viene assassinato in prigione in circostanze sospette. Alcuni pensano che stesse per ritrattare la confessione. Qualcuno lo uccise per farlo tacere. Se lo strangolatore non è DeSalvo, chi è? Albert DeSalvo non fu mai un sospettato finché non fu lui stesso a confessare di essere lo strangolatore. C'erano molti, molti altri sospettati più credibili di lui. Forse i moderni esami della scientifica potrebbero risolvere il mistero. L'esame del DNA è l'ultimo ritrovato per l'identificazione, ma le autorità ce lo negano. La domanda è se abbiamo il diritto di richiederlo. A 40 anni dall'accaduto, non dovremmo riesaminare le prove per tentare di dimostrare la colpevolezza o l'innocenza di DeSalvo una volta per tutte? La prima a morire è Anna Slassers, una divorziata di 55 anni che vive da sola nel quartiere di Back Bay a Boston. Dalla scena del crimine, gli investigatori deducono che Anna stesse ascoltando un brano di lirica al giradischi mentre si preparava un bagno. Viene assassinata di giorno il 14 giugno 1962. Nessun testimone ha visto un individuo sospetto entrare nell'edificio o salire le scale fino al suo appartamento al terzo piano. Come in tutti gli strangolamenti, non ci sono segni di effrazione, né urla sentite dai vicini. Anna deve aver lasciato entrare in casa l'assassino. Il corpo viene ritrovato nudo sul pavimento. Si è formata una pozza di sangue per via di una profonda lacerazione alla base del collo.
L'autopsia dimostra che l'omicida l'ha violentata con un oggetto prima di strangolarla a morte con la cintura della sua vestaglia. Il fiocco intorno al collo di Anna diventerà il biglietto da visita dello strangolatore di Boston. Fu la prima vera firma dello strangolatore. La cintura dell'accappatoio era stretta intorno al collo con una sorta di grande fiocco. Quello fu il primo atto di una serie di crimini che a tutt'oggi rimane senza eguali. Prima di andarsene, l'assassino l'ho vista fra le sue cose, ma non tocca quasi nessuno degli oggetti di valore. Il movente dell'omicidio è oscuro, ma il killer potrebbe aver lasciato qualche traccia dietro di sé. Quello che mi colpì furono presunte macchie di sangue e capelli sul tappeto. Raccolsi vari campioni in quell'occasione. Inizialmente la squadra omicidi di Boston lo bolla come il generico omicidio di un maniaco. Un detective lo scheda come una semplice effrazione con complicazioni. Ma il 4 di luglio la polizia di Boston si rende conto di avere a che fare con qualcosa di molto più sinistro. Vengono ritrovati altri due cadaveri, entrambi di donne sessantenni, aggredite sessualmente e strangolate con le loro calze. In ciascun caso i corpi nudi sono sistemati in pose scioccanti. Ora, gli omicidi con le calze di seta occupano le prime pagine dei giornali, ma la polizia è riluttante a dichiarare che gli strangolamenti siano collegati. Da giugno è cominciata e prosegue una caccia all'uomo che ha nel mirino uno o più assassini. È ovvio che la polizia non volesse indicare un unico colpevole, perché sapeva che altrimenti si sarebbe trovata per le mani una situazione molto grave e orribile. In agosto vengono ritrovati i cadaveri di due donne più anziane, le vittime 4 e 5. Poi nulla per tre mesi, mentre la città attende un nuovo attacco. La città di Boston era ridotta in uno stato di completa isteria. I canili vennero svuotati. Ogni donna voleva un cane che la proteggesse. Le donne si armano persino di coltelli per difendersi in caso di aggressione. In dicembre lo strangolatore fa altre due vittime. Sophie Clark, una studentessa di 20 anni, e la 23enne Patricia Bissett. I gusti dello strangolatore sono cambiati drasticamente. Di solito i serial killer si concentrano su un particolare tipo di vittime. Qui invece erano quanto mai eterogenee. Prima un gruppo di donne bianche e mature, poi una pausa e quindi la vittima successiva, una giovane donna nera. Nel maggio 1963 il killer attraversa il fiume a approda a Cambridge. La studentessa Beverly Simons viene ritrovata nel suo appartamento vicino al campus di Harvard. L'autopsia conclude che è morta per una serie di coltellate al torace. Una svolta violenta nel modus operandi del killer. La calza intorno al collo è annodata morbidamente e induce la polizia di Cambridge a sospettare l'opera di un emulatore. In autunno l'ondata di omicidi investe la periferia. La vittima 9 viene ritrovata a Salem, la 10 a Lawrence. Lo strangolatore ha ampliato il suo territorio. L'ultima e giovanissima vittima, Mary Sullivan, viene uccisa subito dopo il capodanno del 1964. Ora ci sono 2600 poliziotti di tre contee che lavorano giorno e notte per risolvere il caso. Ma non un singolo indizio viene trovato. Cominciano a perdere le speranze. Ma poi scende in campo F. Lee Bailey, un giovane e ambizioso avvocato che si farà un nome grazie a questo caso. Nel marzo del 1965, Bailey dichiara di aver risolto tutti e 11 gli omicidi. Dopo una vana caccia all'uomo di 3 anni da parte della polizia, Bailey è pronto a offrire il killer su un piatto d'argento. Il suo cliente, Albert DeSalvo, è già in carcere in attesa di essere processato per numerose violenze sessuali. DeSalvo è pronto a confessare di essere lo strangolatore di Boston, ma ha una condizione. La sua confessione non potrà mai essere usata contro di lui in tribunale. Secondo Bailey e gli investigatori capo della Task Force Antistrangolatore, la confessione di DeSalvo è inconfutabile. Interrogato, DeSalvo dimostra di conoscere cose che solo il killer avrebbe potuto sapere. Alle domande rispondeva immediatamente, senza esitazioni. Il procuratore generale del Massachusetts disse: chiudiamo il caso, è il nostro uomo.
Si presume che De Salvo sia il killer, ma il caso non verrà mai giudicato in un tribunale. De Salvo viene dichiarato colpevole unicamente sulla base della sua confessione. Ma dopo un più attento esame, molti esperti ritengono che le sue parole dimostrino il contrario. De Salvo ha confessato il falso e ha rifilato alla polizia un mucchio di bugie. Nel 1965 De Salvo confessa di aver commesso tutti gli 11 strangolamenti di Boston e la sua colpevolezza appare schiacciante. Mi ho tolte i blue jeans e le mutandine di cotone bianco. La precisa ricostruzione di ogni omicidio convince il procuratore generale dello Stato, Edward Brooke, che lo strangolatore sia al sicuro dietro le sbarre. C'erano migliaia di diversi dettagli riguardanti gli omicidi e Albert ne riportò esattamente la stragrande maggioranza. Sapeva com'era arredato l'appartamento, ricordava la disposizione delle stanze, i vestiti, persino gli intarsi sulla testata del letto. Ma altri sostengono che siano i particolari della sua confessione a dimostrare la sua innocenza. Nelle 2000 pagine della trascrizione della confessione emergerebbe una scia di errori fondamentali. In realtà c'erano enormi discrepanze tra la versione degli omicidi di Albert e i rapporti della scena del crimine, gli esami autoptici e della polizia scientifica. Sosteneva di avere una memoria fotografica, ma se era così non funzionava bene. I piedi li ho legati di là, le mani li ho legate di qua, mi ci sono seduto sopra, perché... Perché si difendeva disperatamente, ecco perché. A tutt'oggi non si è ancora appurato se la storia di De Salvo sia autentica o uno spregiudicato tentativo di ottenere fama e denaro. Che cosa ci guadagnava? I diritti su un libro e i diritti su un film. Non ha importanza se oggi sappiamo che non poté godersi un solo centesimo. Era un terribile vanaglorioso, uno spaccone. Desiderava ardentemente diventare famoso. La confessione di De Salvo coglie tutti di sorpresa. È già rinchiuso al Bridgewater State Hospital, in attesa di essere giudicato per una serie di aggressioni sessuali dette gli attacchi dell'uomo verde. Secondo F. Lee Bailey, De Salvo lo contatta all'inizio del 1965 tramite il suo cliente George Nassar, anch'egli detenuto a Bridgewater. De Salvo ha una storia da raccontare e ha bisogno di assistenza legale. La prima impressione che ebbi di Albert era diversa dall'idea che mi ero fatto dello strangolatore. Era molto educato, quasi affabile. Sorrideva spesso, al punto da sembrare falso. Era astuto. Sapeva che non sarebbe mai più tornato in libertà e voleva lasciare un po' di denaro alla sua famiglia. Voleva sapere se poteva scrivere un libro su alcuni delitti di cui non era stato accusato, senza fornire le prove che avrebbero permesso alle autorità di incriminarlo. Per convincere gli inquirenti di avere un possibile sospettato, Bailey chiede alla polizia di indicargli 5 domande a cui solo il killer possa rispondere. Armato di dittafono, Bailey si reca a Bridgewater per scoprire se De Salvo è lo strangolatore. Le chiamammo le 5 cruciali e le centrò tutte, una via l'altra. Boom, boom, boom. Due delle 5 cruciali di Bailey riguardano l'omicidio di Sophie Clark. La ventenne studentessa di medicina è la prima vittima giovane dello strangolatore. Nella sua confessione, De Salvo descrive accuratamente la donna che gli apre la porta come alta, bella e vestita solo con slip e calze. Dopo essersi introdotto in casa, De Salvo afferra Sophie da dietro. È sorpreso di come perda velocemente i sensi. De Salvo descrive come abbia strangolato Sophie dopo che questa ha ripreso i sensi. Le stringe la calza intorno al collo a tal punto da farla sparire nelle pieghe della pelle. Solo lo strangolatore sapeva che la più giovane e carina delle sue vittime aveva le mestruazioni e che il suo assorbente era finito sotto una sedia imbottita. Solo la persona che glielo aveva tolto e lo aveva gettato lì sotto poteva saperlo. L'altro dettaglio era il pacchetto di sigarette.
Albert aveva fatto cadere un pacchetto, anzi una scatola di sigarette dalla scrivania. Era finita dietro il tavolo. Solo spostando il mobile era possibile vederla. Fu a quel punto che cominciai a credergli e dissi a me stesso: bingo. Convinto che il suo cliente sia lo strangolatore, Belli propone un astuto patto al procuratore generale. La polizia può avere la piena confessione di De Salvo, ma non potrà mai usarla come prova contro di lui. Non fu la polizia a trovare Albert, fu io. Avevo io le redini del gioco, dettavo io le regole. E lo feci perché non volevo che il mio cliente finisse sulla sedia elettrica. Quando la notizia raggiunge i vertici, il capo della task force, John Bottomley, coglie l'occasione per interrogare personalmente De Salvo. Bottomley è un avvocato immobiliare senza alcuna esperienza di indagini criminali. Ha ottenuto l'incarico dal suo amico, il procuratore generale. L'interrogatorio fu condotto male. Tanto per cominciare, John Bottomley sbagliò tutto. Avremmo dovuto occuparcene io e John Donovan, insomma, qualcuno di esperto. Quando uscì dalla stanza dopo aver interrogato Albert, mi disse: non c'è dubbio, è il nostro uomo. Ma era raggiante. Solo pochi investigatori capo della task force hanno accesso ai particolari della confessione di De Salvo. E in pratica tutto si riduce alla dichiarazione del procuratore generale: è colpevole, fidatevi di noi. In quei giorni Brooke concorre per il Senato degli Stati Uniti e la confessione di De Salvo chiude convenientemente il caso. Riteniamo sia l'individuo responsabile dei crimini. Il pubblico e la stampa accettano la notizia, ma in privato molti agenti di polizia hanno i loro dubbi. C'erano molti poliziotti convinti di essere sulla pista giusta, di avere un sospettato plausibile. Così mi dissi: questo romperà le uova nel paniere a un sacco di poliziotti, perché li priverà dell'ultima speranza di risolvere il caso. È solo 16 anni dopo, quando Susan Kelly svolge delle ricerche per un libro sui serial killer, che i dubbi sulla confessione di De Salvo diventano pubblici. Ogni rappresentante della legge con cui ho parlato di Boston e dintorni mi ha detto che Albert De Salvo non era lo strangolatore di Boston. La Kelly è uno dei primi giornalisti a ottenere la trascrizione completa della confessione. Scopre con sorpresa che in molti casi la versione di De Salvo si discosta dai fatti. A volte gli errori di De Salvo sono estremamente specifici. L'esempio migliore è l'omicidio di Beverly Simmons. De Salvo descrive il modo in cui l'ha indotta a farlo entrare. La colpisce con un coltello a serramanico. Poi, secondo De Salvo, le lega le mani e la coltella ripetutamente al torace e alla gola. De Salvo dichiara di aver portato via con sé l'arma del delitto e di aver gettato il coltello in una palude. Sbagliò completamente l'arma del delitto. Disse più volte che si trattava di un coltello a serramanico, mentre invece era un coltello da cucina che apparteneva alla stessa Beverly Simmons e che un detective di Cambridge trovò sullo sgocciolatoio. I detective notano tracce di sangue sul coltello. Ne deducono che il killer abbia tentato di rimuovere prove incriminanti prima di lasciare l'arma del delitto dove l'aveva trovata. Secondo gli scettici, gli errori grossolani di De Salvo pesano di più dei dettagli corretti. La domanda è: come può De Salvo sapere tante cose? Era affascinato da quei crimini e aveva letto i giornali. Si era persino recato sul luogo del delitto dopo gli omicidi per dare un'occhiata. Albert ricavò un'enorme quantità di informazioni dai giornali, grazie alla pratica dei medici legali di allora di concedere i risultati autoptici alla stampa come se fossero premi o zuccherini. Al giorno d'oggi un medico legale non si sognerebbe mai di distribuire l'esame autoptico. Secondo alcuni, Bailey avrebbe persuaso De Salvo a confessare per soddisfare le proprie ambizioni carrieristiche. In pratica avrebbe imbeccato De Salvo prima che questi rilasciasse la sua deposizione alla polizia. F. Lee Bailey gli fece letteralmente centinaia di domande guida, del tipo: indossava occhiali con la montatura di corno? In pratica F. Lee Bailey addestrò Albert De Salvo e lo imbeccò fino a trasformarlo nello strangolatore di Boston.
Cercai di essere molto prudente, perché sapevo cosa sarebbe successo. Non volevo che ci fosse il minimo dubbio sul fatto che avessi passato informazioni ad Albert. E l'unico modo per evitarlo era rimanere del tutto estraneo al caso. Non partecipai mai a nessuno degli interrogatori. Molti ritengono che se De Salvo fosse stato processato come strangolatore, la sua semplice confessione non sarebbe bastata a farlo condannare. Si suppose che fosse lo strangolatore di Boston sulla base di alcune traballanti confessioni che il governo accettò volentieri per via della tremenda pressione politica a cui era sottoposto perché il caso venisse risolto. Ma non c'era nulla a provare che avesse commesso lui quei crimini. Non è chiaro se la Task Force abbia mai tentato di confermare la confessione confrontando le prove scientifiche con campioni di De Salvo. Ci sono impronte digitali, capelli umani, sangue e seme prelevati dalle scene del crimine. Ci sono anche testimoni oculari che sostengono di aver visto l'assassino. Oggi, dopo un attento riesame, molti ritengono che ci siano prove certe che ci fosse più di uno strangolatore di Boston. I dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate da Albert De Salvo hanno dato il via a una crociata per riaprire il caso 40 anni dopo i fatti. Oggi i media e il pubblico sono molto più consapevoli del fenomeno delle false confessioni. Le giurie pretendono prove scientifiche che colleghino una confessione alla scena del crimine. E in questo caso non esiste alcuna prova scientifica. Molti studiosi del caso sono convinti che quando De Salvo si dichiara colpevole, altri plausibili sospettati vengano prematuramente scartati. Quando nel 1981 la giornalista Susan Kelly mette le mani sui rapporti della polizia, scopre che per alcuni casi di strangolamento i detective avevano individuato altri possibili colpevoli. Dopo la confessione di De Salvo, la task force chiude le indagini su altri sospettati. Ci fu un caso, l'omicidio di Patricia Bissette, in cui qualcuno stava per essere accusato del crimine. Ma poi giunse la confessione di De Salvo e così l'ufficio del procuratore generale sconsigliò di procedere. Nel caso di Sophie Clark, il racconto di una vicina mette in dubbio il fatto che De Salvo sia il killer. La testimone dice alla polizia che nello stesso giorno in cui Sophie viene uccisa, uno strano uomo si presenta alla sua porta sostenendo di dover imbiancare l'appartamento. Quando la donna replica di voler chiedere conferma al marito, l'uomo se ne va in tutta fretta. Quando le viene mostrata una foto di De Salvo, non lo riconosce come l'estraneo alla sua porta. La polizia ha anche dei sospetti sull'omicida dell'ultima vittima, Mary Sullivan. Casey Sherman, nipote della Sullivan, è convinto che con la confessione di De Salvo la polizia si lasci sfuggire il vero colpevole. L'uomo è stato visto aggirarsi intorno alla scena del crimine con fare sospetto. Lo portarono alla centrale e lo interrogarono. Lo sottoposero alla macchina della verità che decretò che mentiva. Gli chiesero: ha ucciso Mary Sullivan? Lui rispose di no. Mary era stata sistemata sul letto. L'avevano strangolata con due sciarpe e una calza di nylon. E il killer, come sinistro biglietto da visita, le aveva infilato fra le dita dei piedi una cartolina di auguri per il nuovo anno. Fu un delitto orribile, come potete immaginare. Un testimone oculare che vive dalla parte opposta della strada aggiunge nuovi dubbi sulla colpevolezza di De Salvo. Più o meno nell'orario in cui Mary viene assassinata, la vicina vede nella finestra un uomo dai capelli rossi che si guarda nello specchio del bagno di Mary. La descrizione non coincide con De Salvo. I testimoni oculari forniscono dettagli fisici discordanti, il che fa presumere l'esistenza di diversi killer. Le testimonianze possono mettere in dubbio il fatto che De Salvo sia l'unico omicida, ma non lo scagionano. I testimoni sono spesso inattendibili quando forniscono descrizioni. Alcune persone giurano che il sospettato che hanno visto sulla scena sia nero e spesso alla fine si scopre che il colpevole ha la pelle più bianca del latte. È possibile che un riesame delle prove raccolte sulla scena, usando le moderne tecniche della polizia scientifica, possa porre fine una volta per tutte alla diatriba sulla colpevolezza di De Salvo. Le prove scientifiche non mentono, mentre le informazioni fornite dai testimoni sono sempre
opinabili, le informazioni ottenute dall'esame scientifico delle prove portano alla verità. C'è qualche elemento specifico contro di lui? No, per quanto ne so io. Una delle domande chiave è se le prove fisiche rinvenute sulla scena dei delitti siano mai state usate per controllare la versione di De Salvo. Qualche prova scientifica che individua i killer ha mai coinciso con il profilo di De Salvo. Incredibilmente, gli esperti della scientifica che raccolsero e esaminarono le prove non possono rispondere alla domanda. Dicono di essere stati tagliati fuori. Impronte digitali, capelli, sangue. Raccogliemmo campioni e li catalogammo. Alla fine quei campioni vennero inviati al laboratorio dell'FBI. Non ricevetti mai alcun rapporto dai federali. Quando spedisci dei referti e non ottieni alcun risultato, è piuttosto frustrante a volte. L'avvocato penalista Elaine Sharp ha ripreso la battaglia per riaprire il caso per conto della famiglia De Salvo e della famiglia di Mary Sullivan, l'undicesima e ultima vittima. La Sharp ha sporto querela contro il procuratore generale dello Stato e la polizia di Boston, chiedendo di poter visionare le prove. A ogni fase della procedura legale, il governo e le forze dell'ordine che hanno in mano le prove del caso ci hanno bloccati. No, fermi, non potete esaminarle. Se fosse processato oggi, sarei pronta a giocarmi fino all'ultimo dollaro che il test del DNA dimostrerebbe che Albert De Salvo non è il donatore di nessuna delle tracce biologiche rinvenute sulle varie scene dei crimini attribuiti allo strangolatore di Boston. Nel caso di Mary Sullivan, la sua famiglia prende in mano la situazione. Nel 2000 ne fa riesumare il corpo. Gli esperti della scientifica alla George Washington University trovano tracce di fluidi corporei non identificati nei suoi peli pubici, probabilmente lasciati dall'assassino. La prova è schiacciante. Quando la zona pubica venne esaminata, vi fu rinvenuto DNA mitocondriale. E quel DNA mitocondriale non corrisponde al DNA di Albert De Salvo. L'ufficio della Procura Generale dello Stato continua a rifiutarsi di consegnare le prove alla famiglia Sullivan per un riesame indipendente. Sostiene che poiché De Salvo non fu mai condannato da una giuria, il caso sia ancora aperto e attivo. L'ufficio ha il diritto di trattenere le prove, posizione confermata dal tribunale competente. Come si può dire che il caso sia aperto? Quanti investigatori vi stanno lavorando? Nessuno. Come si può asserire che sia un'indagine aperta? La Sharp ritiene che ci sia un altro motivo per cui l'ufficio della procura non vuole rilasciare le prove. Il Dipartimento di Polizia di Boston farebbe una gran brutta figura se si scoprisse che, pur sapendo che Albert non era lo strangolatore, non lo dichiarò mai pubblicamente. Darebbe l'idea che le forze dell'ordine nascondono i fatti all'opinione pubblica, che non si arrivi alla verità, né tantomeno alla giustizia. Sta di fatto che al momento le prove a favore o contro la colpevolezza di De Salvo sono chiuse sotto chiave. E finché le prove fisiche non vengono riesaminate, il quadro resta incompleto. Se il test del DNA nel caso di Mary Sullivan indica che De Salvo probabilmente non è l'assassino, è possibile che non abbia detto la verità neppure sugli altri strangolamenti. Ulteriori esami del DNA potrebbero condannare o scagionare De Salvo. Allora perché non riaprire le indagini sull'intero caso? 6 anni dopo aver confessato di essere lo strangolatore di Boston, Albert De Salvo viene pugnalato a morte nel carcere di massima sicurezza di Walpole. Molti ritengono che l'omicidio non sia un casuale atto di violenza fra detenuti. Secondo la sua famiglia e il suo psichiatra, De Salvo stava per ritrattare la sua confessione. Ritengono che sia stato ucciso per non far emergere la verità. Il dottor Ames Robey, ex psichiatra di De Salvo, sostiene che il 25 novembre 1973 Albert l'avrebbe chiamato dalla prigione di Walpole, dicendogli che aveva urgente bisogno di parlargli. Disse: ho qualcosa di molto importante da dirle, e aggiunse che intendeva ritrattare la propria confessione. Il dottor Robey gli assicurò che sarebbe andato da lui, ma il giorno seguente i notiziari annunciarono che Albert De Salvo era stato pugnalato a morte nel suo letto nel carcere di Walpole.
Una settimana prima della sua morte, De Salvo chiede di poter dormire nell'infermeria della prigione perché teme per la sua vita. Devi passare da 6 posti di controllo per raggiungere l'infermeria. L'assassino arrivò lì con un coltello, lo pugnalò ripetutamente al cuore da distanza ravvicinata. Uscì coperto di sangue, ripassò dai posti di controllo senza farsi notare e l'uccisore di De Salvo non fu mai trovato. L'autopsia rivela che De Salvo è stato pugnalato 16 volte, ma sul corpo non vi sono ferite da difesa, il che significa che non ha lottato. E nei capelli vengono rinvenute tracce di Valium. La sera prima, quando chiamò il fratello, disse che aveva mangiato qualcosa che non gli aveva fatto bene. Questo potrebbe indicare il fatto che sia stato drogato per facilitare il compito all'accoltellatore. Gli agenti penitenziari sostengono che l'omicidio sia legato a un suo coinvolgimento nel traffico di droga all'interno. Fu assassinato non per il suo coinvolgimento negli strangolamenti, ma perché era un concorrente scomodo nel traffico di droga all'interno dell'istituto. Faceva prezzi troppo bassi rispetto a quelli vigenti e così venne eliminato. Ma alcuni non accettano la versione ufficiale. Albert disse a Robbie che voleva vuotare il sacco sul perché avesse confessato di essere lo strangolatore di Boston e il giorno successivo venne ritrovato pugnalato a morte nella sua cella. È impossibile che si tratti di una semplice coincidenza e io personalmente non credo molto alle coincidenze. Se c'è un complotto per uccidere Albert De Salvo, la domanda è: ordito da chi? Esistono varie teorie in proposito. Le persone che oggi hanno un interesse a sostenere che Albert De Salvo fosse lo strangolatore sono ovviamente le più sospette. Ho sentito dire da molte fonti all'interno e all'esterno della prigione di Walpole che qualcuno che aveva molto da perdere dalla cosa avrebbe assoldato un sicario. Una cosa è certa. Se si provasse che De Salvo non era lo strangolatore, molte reputazioni sarebbero in pericolo. Effley Bailey solleva molti dubbi sulla telefonata di De Salvo al dottor Roby, l'ex psichiatra del carcere. Non ci sono prove che quella telefonata abbia mai avuto luogo. Ames Robby, a detta di molti, avrebbe pasticciato l'intero caso. Perciò i miei dubbi che abbia davvero ricevuto la chiamata. Ma anche se fosse, Albert non avrebbe mai potuto ritrattare perché aveva dimostrato di essere a conoscenza di particolari che non poteva aver inventato. E da quello non si poteva prescindere. Bailey ritiene che il vero motivo di De Salvo per tentare di ritrattare la propria confessione sia l'ego. Credo che Albert stesse nuovamente tentando di attirare l'attenzione. Sapeva che sarebbe morto in carcere e nessuno si degnava di indagare su quale fosse stata la sua molla scatenante. Nel 1965 non esistevano esperti di omicidi seriali. Oggi alcuni si chiedono se il profilo di De Salvo coincida con quello di un assassino patologico. De Salvo inizia la sua carriera criminale come ladruncolo. Era specializzato in furti con scasso. Sapeva come intrufolarsi nelle case o si faceva aprire dalle stesse vittime. Era persuasivo. L'abnorme impulso sessuale di De Salvo lo spedisce continuamente in prigione. Nel 1961 viene arrestato per una serie di bizzarre aggressioni sessuali dette i crimini dell'uomo delle misure. De Salvo entra negli appartamenti delle donne spacciandosi per un talent scout di modelle. Si presentava alla porta e diceva alla vittima che voleva farne una modella, che l'avrebbe pagata $40 all'ora. Quindi la misurava con il metro per assicurarsi che avesse la figura adatta. Era incredibile. C'erano donne che si spogliavano e si lasciavano misurare. Nel novembre del 1964, De Salvo viene arrestato per una serie di molestie sessuali dette aggressioni dell'uomo verde. De Salvo dichiara trionfalmente alla polizia di aver violentato oltre 300 donne. In un giorno aveva rapporti sessuali con 5 donne diverse e alle 17 rientrava a casa. Era una persona straordinaria e probabilmente soffriva di una malattia, una sorta di ninfomania maschile che scatenava i suoi attacchi. Come uomo verde, De Salvo minaccia e molesta le sue vittime.
ma stando alla testimonianza di queste ultime, non mostra mai il desiderio di nuocere loro fisicamente. De Salvo è ossessionato dal sesso, ma i suoi attacchi sembrano privi dell'estrema violenza insita negli strangolamenti. Qualcuno potrebbe obiettare che forse De Salvo diventa progressivamente più violento, passando da misuratore a uomo verde e quindi a strangolatore. Ma c'è un problema. Gli attacchi dell'uomo verde si verificano dopo gli strangolamenti. Asserire che Albert fosse il misuratore, lo strangolatore e l'uomo verde significa sostenere che sia passato da 1 a 10 a 3 nella scala delle molestie sessuali, il che è in netto contrasto con quanto sappiamo oggi dei serial killer. Dire che qualcosa non ha senso non è un'affermazione molto intelligente, perché niente ha senso nei casi di serial killer. Il caso dello strangolatore di Boston è il primo nel suo genere negli Stati Uniti. A quel tempo non ci sono esperti di serial killer che possano riconoscere De Salvo come tale, ricostruire la logica delle uccisioni o dubitare della veridicità della sua confessione. L'apporto degli esperti odierni potrebbe confermare che De Salvo è davvero lo strangolatore di Boston. Ricordo di averle messo quella cosa sopra la faccia. Se il caso venisse giudicato oggi, quale sarebbe il verdetto? Lo strangolatore di Boston apre la strada a una lunga serie di sensazionali casi di omicidi seriali. Il killer dello Zodiaco, il figlio di Sam, Ted Bundy. Comprendere il profilo psicologico dei serial killer diventa una necessità per la polizia. Se nel 1965 avessimo saputo ciò che sappiamo oggi, le autorità avrebbero accettato così prontamente la confessione di Albert De Salvo? Negli anni 60 sapevamo pochissimo dei serial killer. Anzi, il termine fu introdotto solo negli anni 70. Quando si trattava di condurre un'indagine, la polizia non sapeva quale fosse la corretta procedura da adottare, né come cercare un criminale che colpisce apparentemente a caso e ripetutamente, mettendo le vittime in posa e lasciando firme specifiche. La dottoressa Catherine Ramsland è specializzata nella psicologia dei serial killer. Dopo aver esaminato il caso, si chiede se De Salvo abbia le caratteristiche di un violento strangolatore. Stando a quanto sappiamo di De Salvo dalle donne che furono aggredite da lui in vari modi, era gentile, si scusava, sembrava provare rimorso. Un individuo del genere non si trasforma a intermittenza in un feroce assassino e stupratore di donne per poi tornare a comportarsi gentilmente con alcune di esse. La tesi della Ramsland è che lo strangolatore di Boston sia un'invenzione dei media. Non esiste un singolo killer. Nel caso del cosiddetto strangolatore di Boston, non credo si tratti del lavoro di un solo killer. Ci sono troppe differenze, dall'età delle vittime, al modo in cui furono trattate e al fatto che alcune vennero ritrovate in posa e altre no. L'assassino avrebbe dovuto cambiare completamente la propria compulsione sessuale e questa cosa è contro natura. Non cambi solo perché vuoi cambiare o perché ne hai abbastanza di uccidere donne mature e ora vuoi prendertela con donne più giovani e attraenti. Dal punto di vista psicologico, questo non ha proprio alcun senso. Aveva i polsi incrociati e io le salii sopra. L'esperto di confessioni, dottor Saul Kessin, esamina alcune delle trascrizioni della confessione di De Salvo. Se si riesamina il tutto, ci si accorge che molti dei dettagli della confessione erano già suggeriti e contenuti nelle domande. La sciarpa come l'ha usata? L'ho usata per legarla. Le ho legato le mani. Parla di una sciarpa. Ma l'elemento è introdotto da Bottomley. La sciarpa è già inserita nella domanda. E poi, un attimo dopo, è ancora lo stesso Bottomley a chiedergli se le gambe fossero legate o meno. Le legò anche le gambe? Quando si scorrono i dettagli di quello che accadde, se la vittima fosse nuda o meno, che cosa indossasse, se fosse legata o se fosse libera di muoversi, Bottomley guida e De Salvo lo segue. È questo il problema delle trascrizioni. È come se Bottomley raccontasse una storia attraverso De Salvo. Nascosta nelle trascrizioni, Kessin trova indizi di un'altra potenziale fuga di informazioni. Qua e là nelle trascrizioni, De Salvo fa chiari riferimenti a qualche oggetto che sembra presente nella stanza. Dice qualcosa tipo,
questo qui è il maglione, o questo è quello che ho fatto qui, come se stesse guardando delle foto. Chiunque lavori nelle forze dell'ordine sa che non si mostra la scena del crimine a un sospettato prima di interrogarlo. Se un sospettato ammette di aver commesso un delitto, la confessione seguente ha lo scopo di dimostrarlo, di dimostrare che sia il vero colpevole. E se chi conduce l'interrogatorio fornisce da subito tutte le prove necessarie al sospettato, la dichiarazione di quest'ultimo non vale nulla. In quel caso mi rivolgerei all'investigatore e gli chiederei che altro ha in mano, perché quella confessione non vale. Per quanto ne sappiamo, oggi la risposta è la stessa del 1965. Non c'è nient'altro contro De Salvo. L'unica speranza di scoprire la verità è affidata al DNA. Su questo punto, ora quasi tutti sono concordi. L'ufficio del procuratore generale ha dichiarato di essere aperto a un riesame, nel caso le circostanze lo richiedano. Se c'è una possibilità di risolvere il caso anche 40 anni dopo, bisognerebbe cogliere l'occasione. Sono d'accordo al 100% e credo che lo siano anche tutti quelli coinvolti nel caso. Credo che un riesame da parte degli organi competenti sia più che auspicabile. È un atto dovuto. Il caso dello strangolatore di Boston è esemplare sotto molti aspetti. È la prima indagine su un crimine a essere mitizzata dalla stampa. L'immagine del fantomatico strangolatore trasforma il criminale in una celebrità. I media si contendono l'esclusiva della storia offrendo grosse cifre. Si possono guadagnare o distruggere reputazioni. Il capo della task force antistrangolatore, John Bottomley, ottiene un posto come consulente a Hollywood. Nel film di grande successo Lo strangolatore di Boston, Bottomley viene dipinto come un eroico detective interpretato da Henry Fonda. Il procuratore generale, Edward Brooke, viene eletto senatore degli Stati Uniti solo un anno dopo aver dichiarato colpevole De Salvo. Più recentemente, Brooke ha affermato di non essere certo che De Salvo fosse colpevole. Effley Bailey, che ha organizzato la trattativa per la confessione di De Salvo, ottiene una parte dei diritti sul libro per coprire la sua parcella. In seguito diventa uno dei penalisti più famosi del secolo. Ci sono persone che hanno costruito la propria carriera su questo caso. Lo strangolatore di Boston fu una creazione dei media e Albert De Salvo interpretò il ruolo del fantomatico criminale. Molte persone traggono vantaggio dallo strangolatore di Boston, incluso lo stesso De Salvo. In prigione sfrutta la sua fama vendendo girocolli fatti a mano. La storia muore insieme a lui quando viene assassinato in carcere. Ma come un fantasma, la saga dello strangolatore di Boston continua a riemergere. Quando il corpo di De Salvo viene riesumato dalla famiglia nel 2001 per indagare sul suo misterioso assassinio, si scopre che mancano gli organi vitali. I polmoni, il fegato, il cuore, i reni e il cervello non c'erano più, erano spariti. Dove sono? Riteniamo che siano stati prelevati da qualche cacciatore di trofei in questo caso. Tutti volevano un pezzetto di Albert. La storia nascosta dello strangolatore di Boston racconta ciò che accade quando un delitto diventa una merce. Il capitolo finale di uno dei più noti misteri criminali della storia deve ancora essere scritto. Fino ad allora il dossier di polizia sulle 11 donne assassinate è ancora catalogato come aperto e irrisolto.